Ci siamo, amici sportivi, finalmente un uno contro uno tra queste persone qua che sono state, appunto, come vi ho già detto altre volte, grandi esponenti del boom in Italia della WWE negli anni 2000. Stefano Benzi, Sport Italia, e Michele Posa da Sky. Cos'è successo tra questi due? Non lo scopriremo mai, anche ovviamente Luca Franchini è coinvolto, ma nel match 3 contro 3 che abbiamo visto ad FCW Bloodbath, ovvero Michele Posa, Luca Franchini e Dan Peterson contro Cristian Recalcati, Ciccio Valenti e Stefano Benzi, Benzi è riuscito a vincere il match per il suo team. Ma questi due c'è veramente cattivo sangue, uno contro uno oggi qua in FCW per sistemare le cose una volta per tutte. Stefano Benzi contro Michele Posa. Non perdo altro tempo e dico subito a quel pischello che sta a commentare FCW Break, come si chiama, Michael Suplex, di abbassare la testa e di smetterla di offendere, ok? Perché qua, ok, essere convinti di essere il numero uno dei commentatori FCW, ma se si passerà le offese poi è in caso, eh? Quindi io l'ho detto subito. Cosa fa? Stefano Benzi arriva dal pubblico. Vabbè. Ma da dove passa? Ma sta passando attraverso le persone? Ma cosa succede qua? Ma cos'è sta roba? Ma che è un mago? Hai capito? Comunque Michael Suplex abbassa la cresta, son of a bitch, perché sennò ti spacco di botte io, eh? Se sale solo io dall'FCW, io e te, e te ne vai da FCW Break. Eccoci qua, comunque, amici sportivi. Stefano Benzi, wow. Sport Italia. Lui che venne definito Robin Hood, ruba i ricchi per dare ai poveri, e portava gratis sulla TV italiana Raw e SmackDown in 2 settimane di ritardo, però meglio di niente, no? Ha vinto il match 6-man tag con Ciccio Valenti e Cristian Recalcati qualche settimana fa ad FCW Bloodbath, sconfiggendo Luca Franchini, Michele Posa e il grande Dan Peterson. Ma oggi è un uno contro uno, dove andrà ad affrontare uno dei campioni di coppia della FCW. Il 2 volte campione del mondo, il bardo Michele Posa, concentratissimo oggi. Fa strada sul ring, sa che questo match è molto importante non solo per la sua carriera, ma anche per il suo orgoglio, per il suo spirito. Posa sale gli scalini con la cintura di FCW Tag Team Champion e mette il suo partner Luca Franchini. Questi anni li abbiamo visti scontrarsi e darsene di santa ragione per il titolo di campione del mondo, ma poi c'è stata l'alleanza, i due sono diventati campioni di coppia. Se non ricordo male, sconfiggendo i profughi swag, ma la mia memoria un po' mi inganna. Amici sportivi, si parte! E la campanella suona e subito Michele Posa vuole partire con una close line, ma si accorge che la stazza di mezzi è un po' fuori discussione. Che roba, che lo butta via come un sacco di patate, amici sportivi. Guardate, Stefano Benzi che alza. Mamma mia, oh my god, ha preso di mira la schiena di Michele Posa. E ora con una headlock. Ma Posa si rialza, Posa si rialza, Posa dice no, Posa non ci sta. Dice Sky vincerà su Sport Italia, una sorta di World Strongest Slam. Attira l'avversario, guardate che furia. Oh boy, oh boy, colpo di glutei, per non dire culata sulla schiena di Stefano Benzi. Vabbè, che ci prova subito, one. Ok, che la scorsa settimana abbiamo visto Matteo Montesi diventare campione del mondo della FCW in 10 secondi, ma oh wow! Comunque ci saranno ripercussioni su quello che è successo scorsa settimana, che arriva Christian Isis e prende a bastonate Matteo Montesi. Attenzione amici sportivi! Guardate Michele Posa, che pestone, con che disprezzo! E chiude, chiude! L'ultima volta che l'abbiamo visto ha ceduto alla Crippler Crossface
di Stefano Benzi, ok? Oh my god, guardate che headlock incredibile, amici sportivi. Irish Whip. E all'angolo viene schiantato contro il paletto. Bam! Oh my god, la presa al deltoide, guarda! Guarda Stefano Benzi com'è incazzato, nero, eh! Stefano Benzi che ha portato tanti ospiti ai tempi, John Cena, Batista. Oh boy. Oh boy! Boom! Oh my god. Gathrash powerbomb da parte di Benzi che ora va con una gomitata volante. Oh, di nuovo una headlock, amici sportivi. Questo match continua qua in FCW. Ma guardate Michele Posa che non accetta di essere sottomesso da uno dei suoi arci nemici. Big boot, la suola in faccia, il bardo via, bardo fuori dal ring. Attenzione, Stefano Benzi lo segue, lo scontro viene portato fuori a bordo ring. Vi ricordo che il count out è attivo. Se rimane fuori oltre il conteggio di 10 dell'arbitro, il match si conclude e si perde. Se entrambi sono fuori è un no contest, non c'è vincitore. Michele Posa non gliene frega niente del match, lui vuole massacrare Stefano Benzi e basta. Benzi con un pugno e Posa con un altro pugno. Attenzione amici sportivi, la rissa è incredibile. Stefano Benzi si sistema la spalla un attimo in moto sul ring. Prende per la caviglia, schianta il ginocchio del bar sul tappeto. Wow, wow, attenzione, spine buster, Jesus Christ, una spine buster da parte di Stefano Benzi. Ora tenta di chiudere. 1, 2, oh, niente da fare, il due volte campione del mondo e attuale campione tag team non ci sta. Oh my god, forse vedremo la crippler crossface, amici sportivi, crippler crossface. Di nuovo Stefano Benzi, la mossa del tagliagole, e di nuovo Michele Posa cede alla crossface. Di nuovo Michele Posa cede alla crossface. Non ci credo, non ci posso credere. Amici sportivi, Stefano Benzi ha un'arma letale a sua disposizione, non ha paura di usarla. Tutte le volte che sale sul ring, quella crossface miete vittime, ma la vittima per ora è sempre stata una e una soltanto, il bardo Michele Posa. Oh my god! Benzi va a vincere questo match oggi con NFCW. Amici sportivi, grazie per aver visualizzato. Qui è Johnny Fresh Baker in cabina di commento. Stefano Benzi va a vincere, ma questa storia non finisce qua. Alla prossima, amici sportivi! E poi questo messaggio è per te, you son of a bitch, Michael Suplex. Fuck you, you and your family, you son of a bitch.